A volte nella vita ci sono storie straordinarie, storie che toccano il cuore. Una di queste è quella che riguarda Marco e Sonia, una coppia di Perugia, marito e moglie da 20 anni e genitori di due ragazze meravigliose. Marco, 50 anni, si è ammalato a 20 anni di insufficienza renale, affrontando la malattia senza mai lamentarsi. Nel suo percorso c'è l'amore immenso di Sonia, 45 anni, che, dopo l'aggravarsi della situazione del marito, ha deciso di donargli un rene. L'intervento, eseguito al reparto di nefrologia, dialisi e trapianti dell'ospedale regionale di Ancona, è avvenuto il 27 ottobre 2021 attraverso una donazione immediata in due sale operatorie in contemporanea. Il trapianto renale di per sé è la soluzione migliore per l'insufficienza renale terminale rispetto alla dialisi. Dopodiché il trapianto renale si può fare sia da donatore deceduto che da donatore vivente. Avere un consanguineo o comunque la moglie, il marito che possono donare il rene al paziente, beh, è un valore aggiunto notevole, perché in questo caso, insomma, il trapianto potrebbe realizzarsi molto prima, non essendoci un tempo d'attesa. Il donatore deve essere valutato da noi ed essere giudicato non sano, super sano, più che sano per poter donare un rene. Quindi la qualità del rene donato sarà sicuramente superiore rispetto a quella del rene da un donatore deceduto, e questo fa sì che un paziente che riceve un trapianto rene da un donatore vivente possa avere una aspettativa di sopravvivenza del rene trapiantato e di funzione migliore rispetto a quella del donatore deceduto, e soprattutto averlo in un tempo più breve rispetto ad ottenerlo dal rene dal donatore deceduto. Come detto, Marco e Sonia sono genitori di due ragazze di 10 e 18 anni straordinarie nell'affrontare la donazione e il trapianto. Lui è autotrasportatore, lei insegnante elementare, amatissima dai suoi alunni che hanno seguito passo passo la fase del ricovero ad Ancona. Praticamente eravamo in ambulatorio a Città di Castello. I dottori fecero una domanda a mio marito se c'era un donatore disponibile, e mi offersi io. Lì in quel momento io mi ricordo che Marco non mi guardò, però pronunciò una frase e disse: beh, ma lei, rivolto ai dottori, ma lei dice così, però. A quel punto lo guardai e dissi: ma Marco, perdonami, oramai siamo anche sposati da tanto tempo, se ti dico che io ci sono è la verità. E io mi ricordo che questo dottore ci disse: ok, allora partiamo e vediamo dove ci porta questa decisione. E poi in tutta la trafila hai gioito maggiormente o hai avuto più paura? C'era desiderio che questa donazione potesse essere fatta, quindi non paura. C'era proprio, timore che qualcosa potesse andare storto, che qualcosa non potesse permettere, tra cui il Covid, appunto, la donazione. E mi vaccinai con grandissima serenità, e proprio per tutelare anche il mio organo, proprio perché a quei tempi all'inizio si parlava anche, no, che il Covid potesse un po', no, inficiare anche la funzionalità del rene se veniva preso. Quindi non paura, ma tanto desiderio che si facesse il prima possibile e che tutto andasse bene. So che ci tieni a ringraziare l'equipe di Ancona. Sì, in principal modo tutta l'equipe del professor Ranghino, in particolar modo il dottor Balestra, la dottoressa Taruscia e la dottoressa Brigante, e tutte le infermiere, tutta l'equipe chirurgica del professor, guidata dal professor Vivarelli, in particolar modo il chirurgo che ha operato me, il dottor Moccheggiani, e il dottor Vecchi che ha operato mio marito. E poi la dottoressa Cerutti dell'anestesia e veramente tutto quanto il personale che ha permesso questa avventura. Marco e Sonia sono cresciuti assieme nella malattia, glomerulo, nefrite da deposito IgA con globuli bianchi che attaccavano i reni, e al momento dell'intervento avevano nominato un tutore legale. E io erano 30 anni che avevo questo problema, quindi da ragazzo. E inizialmente un po' quasi con incoscienza, a 20 anni uno gli dava meno peso, dopo la cosa aggravandosi è incominciata a pesare, dopo è subentrata la dialisi e tutto quanto,
Poi questa decisione di Sonia, e da quel momento ti si è rivoluzionata la vita. Sì, inizialmente ero un po' titubante perché ho detto non andiamo a compromettere anche la tua salute visto che già c'è la mia compromessa. Dopo invece i medici ci hanno rassicurato che i rischi per il donatore erano molto molto limitati, insomma. Oggi è tutto diverso non solo per te ma anche per l'intera famiglia. Sì, prima era quasi impossibile fare un weekend fuori. C'era sempre questo impegno che mi tartassava sul lavoro, sulla vita, su tutto, insomma, della dialisi che mi dovevo recare sempre lì, insomma, a fare questo. Qual è il messaggio che ti piacerebbe rivolgere dopo tutto quello che è accaduto? Che il trapianto cambia la vita, è proprio una seconda vita. Io non mi pensavo, io qualche volta vado al lavoro, io faccio l'autotrasportatore, anche un lavoro un po' pesante, e qualche volta mi dimentico che ho fatto questa cosa perché come se non ho fatto niente, proprio sto molto molto bene dopo il trapianto, insomma. Ora la coppia sta bene ed è felice di raccontare ai microfoni di Vera TV la loro storia vissuta in piena pandemia. È un sì alla vita che non si lascia schiacciare dalla malattia. E può essere un incentivo appunto alla donazione, perché veramente cambia la vita.